Rieccomi, amiche e amici, soprattutto amiche in questo caso, perché facciamo un altro video oggi, però parliamo di un altro argomento. Non andiamo sempre a parlare di profumi, perché ho già in mente comunque cose nuove di cui parlarvi. Oggi parliamo di un'altra delle mie passioni. Le mie passioni non sono tantissime, però quelle poche che ho mi piace mostrarle. Allora, i profumi, come vedete qui intorno a me, sono circondata dalle mie fragranze preferite, che poi comunque prosegue nella stanza, poi nell'altra stanza ci sono altre fragranze. Un'altra mia passione sono gli orecchini, che però oggi non ho indossato perché devo sistemare anche la scatola degli orecchini, ne ho alcuni da aggiustare, alcuni da regalare perché non mi piacciono più. E quindi quella è un'altra delle mie passioni, amo i libri, amo leggere, io non vivo senza lettura, non ce la farei mai, perché per me leggere è come viaggiare, fare un viaggio per il mondo. Al momento sto leggendo un romanzo che si svolge ad Hollywood, infatti parla della vita hollywoodiana, attori, attrici, feste in piscina, insomma, la vita che piacerebbe fare un po' a me, diciamo, qui nel mio piccolo, anch'io ho la piscina fuori. Quindi nel mio piccolo mi sento anch'io una leggerissima, piccolissima stellina hollywoodiana, anche se non sono ad Hollywood. Un'altra delle mie grandissime passioni, che già in passato vi avevo mostrato, sono i rossetti. Allora, io non sono una persona che si trucca tantissimo, non sono neanche tanto capace di truccarmi. Però per i rossetti ho una passione veramente sconfinata. Io più di una volta, a distanza magari di qualche mese, compro un rossetto, mi piace, lo uso. Dopo qualche mese ne vedo uno ah, che bello questo rossetto, arrivo a casa ed è lo stesso rossetto che avevo acquistato mesi prima perché magari non mi trovavo a casa o magari ha un pack differente da quello che avevo già io. Quindi lo ricompro e comunque lo tengo come scorta, eh. Con me nulla è sprecato a meno che non ne compro qualcuno online e poi si rivela differente dal colore mio preferito. E allora o lo regalo o comunque lo metto in qualche pacchettino regalo. Comunque non butto via niente. Allora, questo è il mio bagaglino per i rossetti. Questo me l'ha regalato la mia carissima amica Anna Sena di Sena Cosmetics. È un beauty case con davanti la trasparenza. Allora, lo vedete pieno, ma è vuoto praticamente, perché tutti gli altri sono quelli che vi mostrerò oggi. Non sono tantissimi, non spaventatevi. Quindi ci sono anche questi qua che vi mostrerò, è proprio pieno zeppo. Questi sono quelli che vi ho già mostrato in passato, ci sono anche soltanto dei lucidalabbra e dei burro cacao, quindi non ve li mostro, anche le matite. Sono sempre le solite che avete già visto qualche tempo fa. Da questa parte ci sono i rossetti che sono più o meno nuovi, nel senso che avranno un anno di vita. Siccome ultimamente ne ho acquistati altri, volevo farveli vedere così. Adesso forse la webcam sta tornando a funzionare, mi ero un pochino spaventata prima. Allora, partiamo subito Allora, con quale partiamo? Partiamo con questo di, forse ve l'ho già mostrato. Fatemelo cercare perché qui sapete i rossetti, bene o male. È un rossetto del brand Eufydra. Eufydra è un brand che si trova in farmacia e fa dei prodotti veramente spettacolari. Creme viso, sieri, il fondotinta, il correttore e questi rossetti che sono stupendi. Allora, devo dire una cosa innanzitutto prima di aspettarmi domande vostre. Allora, io sono un po' una monotematica per quanto riguarda i rossetti perché li ho quasi tutti fucsia. Il fucsia è il mio colore preferito in assoluto e i miei rossetti sono tutti o fucsia o nelle sue varie nuance, se si dice così. Questo è un fucsia chiaro della brand Eufydra e si chiama RZ41. È un rosa leggermente perlato che vira un pochino al fucsia ed è un rossetto con una persistenza mega galattica. Questo lo usavo anche al mare, lo tenevo tutto il giorno.
perché è anche idratante e mi durava anche dopo bagni, docce, eccetera. Quindi devo dire che questo è veramente. Allora, mentre li descrivo, li rimetto nella loro custodia, così non faccio confusione. Però sono un po' perplessa perché, ecco, ne ho trovato un altro di Eufidra che avevo acquistato dalla mia amica Lavinia. Questo è un altro bel fucsia, bello, bello potente, e si chiama. Questo ha solo il numero che è, se non erro, 1147. Comunque, Shine. Shine. Di più non riesco a vedere. Allora, questo è un bel fucsia scuro. Generalmente, come potete vedere e come potrete constatare, tutti i miei rossetti sono o fucsia o giù di lì. Questo che indosso oggi non è fucsia ed è questo che è di Max Factor e si chiama Lipfinity. È un rossetto che viene abbinato, viene venduto con il suo fissatore perché si mette il rossetto, che è questo, quello che sto indossando oggi è questo, che si chiama sweet, cioè dolce. È un fucsia abbastanza tenue. Quando il rossetto si è asciugato, si passa questo fissatore, che è trasparente comunque, e il rossetto vi dura, non scherzo, vi dura tutto il giorno. È comodo, non ve lo sentite più addosso, vi fa passare la giornata. Io l'ho usato domenica, l'ho indossato alle 3 del pomeriggio e l'ho tolto. Bisogna usare del burro cacao e magari dell'olio per toglierlo, perché non viene via semplicemente con un pezzo di carta, no, perché è proprio micidiale questo rossetto. Non si vede neanche sulla carta. Adesso vi bacio qualcosa di bianco. Questo è bianco. Non c'è. Il rossetto non si vede perché rimane incastrato, diciamo così, appiccicato, tatuato sulle labbra. Rossetti che durano veramente. Io l'ho usato allora dalle 3, l'ho tolto alle 11 di sera ed era perfetto. Durante il giorno mi sono idratata leggermente con il suo gloss, però rossetti spettacolari. Oggi ho indossato questo, che comunque è chiaro perché non devo uscire, non devo fare nulla. Ne ho altri due per il momento di questo brand. Allora, questo è un fucsia che vira verso il bordeaux. Questo è ottimo per la sera. Questo è veramente spacca, spacca. È bellissimo anche questo. Allora, io li ho trovati al Tigotà a 17 euro, ma su internet li trovate anche a 9 euro. Quindi, se li volete provare, provate a cercarli su internet. Su Amazon li ho trovati a 9 euro e ne sto attendendo un altro. Allora, questo era il secondo. Questo è il numero. Mamma mia, scrivono talmente in piccolo che non si capisce. Comunque si chiama Pure Love. È 350, sì, 350 questo. Forever in Love, un nome del genere. Comunque, se andate sul sito Max Factor trovate tutte le colorazioni e il nome. Mentre questo Forever Lolita non è fucsia, stranamente, è un rosa chiaro che però è molto brillante, leggermente perlato ed è veramente carino per il giorno, cioè magari, non so, per un evento non troppo impegnativo dove non richiede un rossetto che si faccia molto notare, un po' come il profumo. Io abbino un po' rossetto, profumo, orecchini, faccio proprio la triade, no? Perché mi piace che si abbinino bene le cose. Allora, un altro rossetto abbastanza recente è questo del MAC, il brand MAC, che io trovo con difficoltà. Questo è un bellissimo fucsia matte, anche lui ottima persistenza. Questo ha un numero illeggibile, è laggiù. Mamma mia, ma che brutto! Niente, non ce la fa. 120. Comunque è un velvet pink questo. Lo riguardiamo, è un fucsia
è abbastanza spento, però è un Mac e dura veramente un sacco di ore. Io ne avevo un altro della Mac che sarà qui in mezzo agli altri, ma o forse non ce l'ho più, probabilmente non ce l'ho più. Comunque, qui c'è una matita nera che non c'entra niente con gli orecchini. Ecco, oggi meno male che sto facendo pulizia nel mio parco rossetti. E quindi andiamo avanti. Allora, abbastanza recente, qui è un po' un... è questo. Questo l'ho trovato in un cestone antichità, perché veniva venduto a 2 euro, 1 euro, della brand Bella Oggi. È un matitone che in profumeria sinceramente sembrava più fucsia, invece è un bel bordeaux, però lo metto volentieri perché è molto brillante, molto persistente. E per renderlo un pochino più morbido, perché è un po' secchino, basta mettere un velo di burro cacao. E questo numero non si saprà mai, è il 03, 03. Ecco, quando scrivo io nei numeri grossi, io sono felice perché posso condividere la mia gioia, ovviamente. Allora, questo è un tester stupendo, meraviglioso, di. Non lo so, questo è un bel problema, eh? Allora, si chiama il numero 49, dovrebbe essere di Yves Saint Laurent, però il tester non ha il cappuccio ed è meraviglioso. Questo è un rossetto. Sì, Yves Saint Laurent, c'è il marchiettino sopra il rossetto. Guardate che bellissimo colore. Questo è proprio il mio colore. Ecco, io vivrei così. La casa fucsia, i vestiti fucsia, tutto fucsia. Amo questo rossetto. Tra gli altri che ho, è uno dei miei preferiti. Morbido, persistente. Illumina il viso, insomma, veramente top dei top, così come questo di Dior che si chiama, non si sa, non c'è il numero, qui proprio non c'è niente, è un addict, però il numero non c'è, strano. Ve lo faccio vedere, questo è qua il pennellino. Questo bellissimo fucsia di Dior, guarda che colore stupendo! Cioè, veramente, io quando trovo questa è una tinta labbra di Dior, quindi persistenza super elevata. Andiamo avanti, allora torniamo a Yves Saint Laurent con questo rossetto stupendo, in questa scatola super sciccosa, dorata. Anche questo è un bellissimo fucsia, scuro questa volta. Questo addirittura ha un leggerissimo pigmento blu che io ho letto che, perché ha i denti non bianchissimi come i miei, l'ideale è trovare un rossetto con dei pigmenti blu e io ne ho altri vecchi che anzi non trovo più, probabilmente li ho usati, li ho finiti, però veramente danno l'effetto sbiancatura dei denti. Poi andiamo avanti. Allora, acquisto dell'anno scorso sono questi due Pupa. Questi sono i Petalips di Pupa. Allora, il primo si chiama 010. Presumo. Ed è un fucsia tenue. Qui volevo cambiare un po'. Volevo un rosa antico però che virasse verso il fucsia, e infatti questo è bellissimo. È un matte, quindi persistenza abbastanza elevata. Ogni tanto bisogna rinfrescarlo. E ho un altro Petalips. Questo è il numero X314 009. Vabbè, ah, questo è proprio un fucsia scuro, bello, questo mi piace. Lo mettevo sempre per fare i video perché quando devo fare i video vorrei che le mie labbra si notassero di più. Oggi, vabbè, avevo addosso questo già da ore e questo per toglierlo ci vuole tutta una lavorazione perché questi proprio non si staccano manco se gli passi la fresa, no? Alla fine.
Allora, stiamo per passare alle più recenti acquisti. Ecco, un altro Eufydra, ragazzi, questo è una tinta labbra indelebile che ha quasi l'effetto di questo, effetto tatuaggio. Bellissimo, stupendo. Questo è un fucsia dei miei, proprio il mio fucsia. Persistentissimo, anche questo qui. Dopo qualche ora magari le labbra si seccano un pochino, però io ho sempre il mio fedele burro cacao in borsa, quindi anzi io come burro cacao uso questo, che lo uso anche prima di andare a dormire. Questo è della Connettivina, fa anche questo burro cacao all'acido ialuronico. Questa è una cosa, costa un po' di più dei soliti burro cacao, però le labbra devono essere sempre morbide e idratate. Poi io ho una certa età, come voi sapete, quindi io uso sia per ravvivare i rossetti, che prima di andare a dormire mi metto il mio bel Connettivina labbra che trovate solo in farmacia, che è questo. Allora, acquisti abbastanza recente è questo bellissimo fucsia della linea Unica, è questo bellissimo 03, meraviglioso, guardate come si vede bene, non si vede niente. Comunque uno 03 è una tinta labbra anche questa, di quelle effetto tatuaggio. Anche questo ogni tanto lo ravviviamo con un po' di burro cacao. Guardate che bel colore, bellissimo, un fucsia che vira al violetto, bellissimo. Questo per la sera. Allora, queste invece sono acquisti recentissimi o quasi, no? Questo ha un annetto di vita. E questo è era quello di cui vi parlavo prima. Avevo trovato la scatoletta nera in una profumeria di Milano, l'avevo comprato per arrivare a casa e vedere che è uguale a questo, però li uso tutti e due. Uno lo tengo fisso in borsa, uno lo tengo a casa. Il 112 dei miei, questi sono i rossetti più buoni del mondo, oltre anche agli altri che vi ho nominato, ovviamente, e sono della L'Oreal, sono i mitici Color Riche, spettacolare, questo è stupendo. Quell'altro nero invece ha i cuoricini marchiati dentro nel rossetto. Era una edizione limitata per San Valentino, io l'avevo ordinata. Però sono contenta di averne due perché io proprio me li mangio i rossetti, ma questo l'ho usato meno, ho usato di più l'altro. Infatti questo sembra nuovo, ha un colore che è veramente spettacolo. Bella persistenza, morbido, cremoso, non vi sembra neanche di averlo addosso, proprio bello, bellissimo. E andiamo agli ultimissimi acquisti che sono della settimana scorsa. Allora, questo è di Revlon. Il numero è 767 e questo, ragazzi, è nuovissimo, non l'ho ancora usato, guardate che colore, fucsia, ovviamente. Voi direte, ma perché usi soltanto il fucsia? Perché è il mio colore preferito. Io non mi ci vedo, col rosso sto male. Io avendo la pelle chiarissima, col rosso non sto per niente bene, con i marroni o con i nude non sto bene perché a me piace che il rossetto si veda. Questo è cremoso, brillante, persistente, morbido, non dà fastidio, non ve lo sentite. Veramente la Revlon fa delle cose fantastiche, oltre ai profumi. Devo ancora togliere la carta perché non mi piace avere la carta nei rossetti. E l'ultimissimo, Fra i Monde, non sapevo che facessi i rossetti. Questa è una tinta labbra, si chiama Lip Powder, rossetto liquido a base di aminoacido naturale, è il numero uno. Guardate che fantastico fucsia, cioè veramente il mio fucsia. Questo è proprio il mio fucsia, come gli altri, voi direte, dice sempre così. Certo, io fucsia e dintorni. Ecco, adesso il mio parco rossetti è riempito, come potete vedere. Ecco qua, io e i miei rossetti. Queste sono le altre mie passioni. E poi magari facciamo un video più avanti sugli orecchini, che anche lì rinnovo abbastanza spesso. Comunque, questo è un video diverso dai soliti perché è giusto che io non parli soltanto di profumi. E
perché mi piace farvi vedere anche le altre mie passioni. Faremo magari un video dove vi abbino il profumo al libro o a un film o a qualche altra cosa. Comunque, spero che abbiate gradito anche questo video, che non parlava soltanto di profumi. E vi do appuntamento al prossimo video, che spero sia presto. Quindi, vi do di nuovo un buon lunedì, anche se vedrete questo video il giorno dopo, cioè martedì. E vi saluto caramente e vi do un bacio per la prossima volta. Da Antonella è tutto, ciao, buona giornata.